Icardi al Paris Saint-Germain, quindi questa è la notizia, state attenti, questo non vuol dire che Icardi va via dall'Inter, non è così che funziona il prestito con diritto di riscatto o con obbligo di riscatto, adesso ve lo spiego subito. Innanzitutto la notizia che rimbalza dalla Gazzetta dello Sport è che Icardi e Wanda stanno andati o sono in volo verso Parigi, dove andranno a fare le visite mediche e andranno a firmare per prestito con diritto di riscatto 5 milioni oneroso più 65 milioni. Cosa significa? Ve lo spiego subito. Il prestito con diritto con obbligo il riscatto non vale per la FIFA, alla FIFA non interessa. Anche qui facciamo subito una distinzione fra FIFA e UEFA. FIFA è l'organismo mondiale che sovraintende tutti i trasferimenti di giocatori, UEFA è l'organismo europeo che organizza le competizioni di club, le competizioni nazionali per le coppe europee, quindi il fair play c'entra ma non c'entra niente in questo caso. Ve lo spiego meglio. Innanzitutto con la FIFA, che succede? La FIFA dice: ok, tu dammi il transfer, fammi vedere il transfer che questo giocatore si trasferisce dall'Inter e Paris Saint Germain e giocherà con il Paris Saint Germain. Dopo, gli accordi che hai fatto col Paris Saint Germain sono fatti tuoi assolutamente. Mettiamo conto che il Paris Saint Germain prende Icardi ma non vuole pagare la cifra di 65 milioni, 60 milioni che sarebbe il diritto di riscatto. Cosa succede? Succede che l'Inter si incazza seriamente e dice: col Paris Saint Germain con te non ci voglio avere più niente a che fare, però non li può sputtanare più di tanto, perché quello, il diritto di riscatto, alcuni possono pensare va bene, ma loro ti avevano detto che avevano questo diritto di riscattare o meno e non l'hanno esercitato. Questo è uno scenario. Se c'è l'obbligo di riscatto, per la FIFA vale lo stesso, ma il punto qual è? Il punto finale, che l'obbligo di riscatto tu sputtani il Paris Saint Germain urbi e torbi a tutto il mondo, dice avevano l'obbligo e non l'hanno rispettato e nessuno vorrà fare affari col Paris Saint Germain dopo una cosa del genere. Questa è la finezza, la differenza fra il prestito con diritto e obbligo di riscatto. Diritto, tutto il mondo dice una cosa fra di voi, obbligo dice, tutto il mondo dice vabbè, però l'obbligo tu ti sei impegnato, quindi è uno sputtanamento. Ma per la FIFA tutte e due cose non valgono zero. Per la FIFA valgono zero perché è una questione di contabilità interna delle due squadre. Quindi ci sarà, per la FIFA quello che vale è il prezzo di 5 milioni. 5 milioni che tu metti là, questo è il transfer, è il prestito oneroso. E questo è quanto. Per la UEFA è diverso. La UEFA, voi sapete, plusvalenze, minusvalenze, eccetera, eccetera, sta facendo le pulce al bilancio di tutti. Quelli dicono: ok, ma io questi Icardi ti costa meno perché non gli paghi lo stipendio, ovviamente. Cioè questi 5 milioni che è una piccola plusvalenza che andrei a fare, perché se non sbaglio Icardi a zero in questo momento nel bilancio, i 65 milioni se vanno come plusvalenza andranno la prossima stagione, se andranno, se il Paris Saint Germain te li pagherà, e se il Paris Saint Germain non te li paga, Icardi ritorna bello e tranquillo a Milano, e questo mi terrorizza sportivamente. Perché? Perché probabilmente, se non fa bene a Parigi, quello ce lo rimandano indietro col pacco, se ne fottono di essere sputtanati. Però stai attento, Icardi va bene. Icardi va bene, fa tanti gol, Paris Saint-Germain è una bella vetrina, devo dire, per Icardi. Icardi fa una 25 gol e quindi lo vogliono vendere al Manchester City o all'Arsenal per 150 milioni. Quello lo fanno, allora pagano in quel caso i soldi all'Inter, pagano in quel caso i soldi all'Inter, che in teoria potrebbe dire no, non vale neanche per me, questo è uno sputtanamento all'incontrario. Quindi vedete perché alla fine i soldi arriveranno proprio per questo motivo, perché altrimenti sarebbe uno sputtanamento di tutti e questo giochetto di tutte plusvalenze fallirebbe con tutti. Non credo che si arriverà mai a quel punto, credo che alla fine il Paris Saint Germain pagherà questi 60 milioni. Quindi, ma tutto in linea pratica, in linea teorica, in teoria il giocatore sarà dell'Inter, anche se gioca per il Paris Saint Germain la proprietà è dell'Inter, ma ripeto, non si fanno mai questi sgambetti a questi livelli finanziari, non solo per il calcio, ma perdi la reputazione proprio nella tua finanza, nel mondo finanziario, non lo fai. Quindi diciamo che Icardi è stato bello che è venduto e noi siamo belli che contenti. Si porterà anche Wanda a Parigi? Non credo, ma sono gran fatti loro, non sono fatti nostri, però quantomeno tolgono un po' di pressione dall'Inter. C'è una cosa che non capisco bene, il rinnovo di cui si parla, cioè si parla ok, loro faranno le visite mediche, il Paris Saint Germain li prenderà, però loro faranno un rinnovo con l'Inter. Non l'ho ancora capita bene, ero al lavoro chiaramente, ho letto la notizia, mi occupo di, fra le altre cose, ovviamente anche i diritti di riscatto, finanza internazionale, quindi un attimino ho capito come andrà questo andazzo di pagamento. Sportivamente
Oh, sono felice per tutti, sono felice anche per Icardi, basta, ok, stava diventando una situazione, io ho fatto un video che avevo avuto qualche 4.000 viste, dove veramente mi lamentavo del fatto che Icardi non potevi fare una cosa del genere, comportarti come un impiegato, perché era un'offesa a un impiegato, così si comporta da professionista, si va a giocare per il Paris Saint Germain, lo guarderemo o con affetto o senza affetto, come si guarda un altro giocatore. E basta, e va bene così, e l'Inter continua a macinare punti, questo è il nostro augurio e l'augurio di tutti. Detto questo, poi ho fatto veramente in pausa pranzo questo video, detto questo iscrivetevi, commentate, condividete, se volete spiegare a qualcuno cosa significa prestito con diritto di riscatto, prestito con obbligo, potete condividere questo video, mettete un like, campanella, ma comunque iscrivetevi, comunque ciao a tutti, ciao ciao ragazzi.